In questo video, ragazzi, voglio raccontarvi che cosa c'è dietro questa medaglia. E beh, a quanto pare c'è un altro pezzo di medaglia, ma quello che intendo dire è che cosa significa per me questo pezzo di metallo e stoffa. Iniziamo dal principio. Come mi sono guadagnato questa medaglia? Ma soprattutto, che significato ha questa medaglia? L'anno scorso sono venuto a conoscenza di una gara chiamata Spartan Race. Non sapevo niente di questa Spartan Race, non sapevo cosa fosse, non sapevo il regolamento, ma sapevo già che mi piaceva, solo perché c'era scritto Spartan nel nome. Comunque, decido di informarmi un pochettino e scopro che è una corsa a ostacoli in cui bisogna appunto correre, tirare giavellotti, superare ostacoli, trasportare dei pesi, insomma, bello. Mi piace, ci vedo gloria infinita, potenza eterna, allora dico, ok, voglio partecipare, è una cosa che fa per me. Solo che la prima gara disponibile era tipo un paio di mesi dopo che l'ho scoperto, e quindi non avevo tanto tempo per prepararmi, ma malgrado questo io non è che volessi solo partecipare, io diciamo che volevo vincerla. Ma io non sapevo che della Spartan Race c'erano le nazionali, gli europei, i mondiali, c'era gente che lo faceva seriamente. Gente veramente forte, professionisti, gente che lo faceva quasi per lavoro. Ma io, ignaro di tutto questo, volevo vincerla. Allora mi preparo, corro, faccio i miei 5-10 km. Volevo iscrivermi alla competizione, quella più strong, l'elita, la super. Solo che erano finiti i posti, allora dico, vabbè, avrò un po' meno di gloria eterna, mi iscriverò alla sprint, quella da 6 km. Va bene lo stesso. Mi iscrivo alla sprint, mi preparo quel che posso prepararmi e col senno di poi, tra l'altro, meno male che mi sono iscritto alla sprint. Il giorno della gara. Arrivo bello carico, entusiasto. La gara tra l'altro era all'1:30 di pomeriggio, ma io non ho mangiato niente se non barrette energetiche e Gatorade per darmi la botta, proprio zuccheri e energia. Piccolo riscaldamento. E si parte. 2. Musica alla partenza che pompa manetta, adrenalina nel sangue. Supero i primi ostacoli, corro nel fiume, faccio una salita che più che altro era un'arrampicata e sono spompatissimo. Non ne ho più. Ho fatto, non lo so, avrò fatto 700 metri, la gara in totale era di 6 km e non ce la facevo più. Ansimavo, speravo che qualcuno mi colpisse con un giavellotto perché morivo dentro. Non ero realmente preparato. Comunque non sono uno che molla, col c***o che mi metto a camminare, corro comunque con le mie potenzialità. Quando pensavo che le salite fossero finite, mi buttano sulla schiena un sacco da 30 kg. E anche lì stringo i denti e vado avanti. E allora col sacco da 30 kg sulla schiena sono costretto a camminare perché sennò svengo. Però non mi fermo. E lì con le gambe in fiamme, sudato, sporco, distrutto dalla fatica, penso: è fighissimo, è bellissimo. Per quanto fosse una situazione totalmente fuori dalla zona di comfort di chiunque, perché sei devastato, io ero strafelice, ero totalmente immerso in quel momento. Tanto primo col c***o che ci arrivavo, però l'unico obiettivo che avevo da quel momento era arrivare fino alla fine, portare la mia carcassa alla fine della gara. Volevo superare tutti gli ostacoli, arrivare fino alla fine come un toro, al massimo delle mie potenzialità. L'obiettivo che mi ero prefissato in quel momento non era più vincere, ma dare il massimo fino alla fine. Volevo dimostrare a me stesso che posso fare qualsiasi cosa, anche se non ero preparato. Non sapevo nemmeno bene le regole. Ve ne spiego una. Se non si riesce a superare un ostacolo, o si cade ad un ostacolo, o si sbaglia all'ostacolo, bisogna fare 30 Barbies. Ok? I Barbies sono questa roba qua. Io quando sono arrivato all'ostacolo nel quale bisognava salire la corda, toccare la campana, scendere e continuare a correre, ho suonato la campana, sono sceso, ma ho visto della gente che faceva i Barbies, mi sono buttato per terra e ho cominciato a farli anch'io, anche se non dovevo. Così tra l'altro ho perso un sacco di posizioni e di energia per niente, solo perché non ero nemmeno a conoscenza bene del regolamento. Comunque, continuo, faccio la monkey, salto nell'acqua, mi immerdo. Sbaglio il giavellotto, quindi altri 30 Barbies. Agonia, ormai ero all'estremo delle forze. Filo spinato, tattica incredibile, invece che strisciare mi metto a rotolare, infatti supero tutti, vado a manetta. E poi dopo un'ora circa arrivo alla fine e sono arrivato 256esimo su 2300 persone. La medaglia, tanto non sto qua a dirvi che la danno tutti, ovvio che c'è anche un premio in denaro per chi arriva tra i primi, però tanto una medaglia la danno tutti. Ma per me questa ha un significato enorme, perché io in quel momento mi sentivo veramente
vivo, ero totalmente, vi ripeto, immerso in quel momento e malgrado tutto ero felice. Guardate la mia faccia alla fine di quel percorso distruttivo e ditemi se non è la faccia di una persona che è felice. E quindi questa roba qua in realtà è solo il simbolo non della fine di quella gara, ma dell'inizio. Perché io da quel giorno, maledizione, ho detto, io voglio fare questo e voglio farlo bene. E da quel giorno ho cominciato ad allenarmi molto più seriamente e quest'anno mi sono riscritto. Infatti il prossimo mese riparteciperò, questa volta alla Super, all'Elite, la gara da 10 km. E voglio di nuovo dare il massimo, spaccare il mondo. Lo so che per molti di voi è solo una stupida gara nel fango, però per me non è tanto la gara in sé, ma è il mettersi in un contesto in cui non ci sono altri pensieri, non ci sono altri problemi, ci sei solo tu e l'obiettivo che devi portare a termine. Dipende tutto da te e dalle tue capacità. Per me significa vivere totalmente immersi nel presente ed è un'energia pura, una figata. E magari molti di voi provano questa cosa facendo tutt'altro e lo capisco, però penso che di vita ce n'è una sola e dobbiamo passare quanti più possibili momenti facendo quello che ci piace. E a me piace questo, piace lanciarmi nel fango, tirare giavellotti, scavalcare muretti. Quindi ragazzi, se vi interessano anche voi queste cose, se siete appassionati di questa roba, seguitemi, io cercherò di documentare la mia vita, la mia esperienza in questo ambito. Finché non la vinco sta maledetta Spartan Race. Cazzo! Comunque, per concludere questo video, questa, se non c'è della fatica e del sacrificio dietro, non significa niente.